Oggi è la giornata per Libera più importante, leggeremo i nomi delle 1031 vittime innocenti delle mafie e sarà un momento molto emozionante e quindi speriamo che tutti i presenti leggano insieme a noi i nomi e si emozionino insieme a noi. E bisogna sempre cercare di stare sull'attenti, dobbiamo sempre conoscere come si muovono, cercare di informarci, di sapere, di conoscere le mafie per sapere come contrastarle. È un problema di coscienza collettiva, è un problema di impegno di ognuno di noi. Per tenere lontano l'illegalità. Dobbiamo farlo ogni giorno, l'appello è a tutti i concittadini di tenersi sempre puliti e di continuare a camminare verso il futuro. Forza di Modena è innanzitutto la forza della comunità, ma poi è forza delle istituzioni. Sentirsi parte di un'istituzione, sapersi rivolgere alle altre istituzioni, credo che sia un passaggio fondamentale. Quando c'è un dubbio, meglio sentire i tuoi colleghi, meglio sentire le istituzioni nazionali, meglio parlare con la prefettura, con le forze dell'ordine, perché qui abbiamo la sommatoria di persone per bene, preparate, di altissima qualità. E credo che questo sia l'elemento fondamentale, perché naturalmente non tutti riescono a sapere, ma bisogna cercare di sapere, perché questa è la sfida per la buona amministrazione. Credo che lo strumento principale sia l'impegno di tutti, l'attenzione quotidiana e nel modo di agire. Non farlo mai per interesse proprio, farlo sempre guardando il bene comune. E poi è chiaro che ci possono aiutare anche dei tecnicismi, ma in questo tante cose sono state fatte, ci possono aiutare la tecnologia, penso tutto il tema della trasparenza, dei controlli che tutti i semestri facciamo e quindi massima attenzione quotidiana e utilizzo della tecnologia per guardare nel profondo e cercare di capire se ci è sfuggito qualche cosa. A livello locale, come tutti sappiamo, gli amministratori locali non hanno moltissimi strumenti a disposizione, più che offrire il massimo supporto alle forze dell'ordine che intervengono nell'ambito delle indagini, insomma delle attività investigative, noi possiamo solo fornire supporto alla magistratura e alle forze dell'ordine e agire nell'ambito della sensibilizzazione perché tutti possano denunciare, tutti possano segnalare se ci siano fenomeni sospetti e agire comunque con le antenne sempre dritte per cercare di agire nell'ambito della prevenzione. Sì, Croce Blu da tanti anni, da quando comunque Libera è nata, appunto aderisce a Libera e oggi ci siamo messi a disposizione per la buona riuscita di questa giornata, che è la giornata della memoria e ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie.